Gentili telespettatori, buonasera, bentornati a Turnover, sedicesimo appuntamento, trasmissione di Usher TV che analizza il calcio di Serie D e il calcio di eccellenza. Iniziamo proprio dalla Serie D che ha giocato la 27ª giornata, adesso ci sarà una settimana di pausa per permettere che si facciano tutti i recuperi delle gare sospese, quindi alla fine ci saranno recuperi il 25, il 28, il 9, e si cercherà di recuperare il tutto per ripartire il 2 maggio in tranquillità. Diamo risultati delle squadre campane nel girone H, dove ha giocato Nardò che ha battuto il Portici per 3-0, Puteolana Lavello 1-1, Aversa Altamura 1-1, Sorrento batte Cerignola 2-0. In classifica troviamo il Taranto a 54, il Casarano a 46, poi le altre squadre a scendere, il Sorrento a 35 punti, nella parte bassa della classifica 25 punti per l'Aversa. Per la Puteolana 20, il Portici 19 e chiude il Gravina con 17, ma ricordo che ci sono tantissime gare da recuperare, quindi è una classifica un pochino falsata che noi diamo giusto per gli addetti ai lavori, ma ci sarà da rifarla per tante partite. Diciamo che delle gare che abbiamo seguito, Sorrento-Cerignola, un Sorrento che ha dominato in lungo e in largo il Cerignola, che nonostante tutto ha giocato una buona gara a livello di possesso di palla. Però ha creato pochissimo, due solo occasioni, anzi una e mezza per essere precisi, belle parate, bella parata da parte di Scarano, poi c'è stato il Sorrento che ha dominato e ha vinto meritatamente 2-0. Noi abbiamo il servizio con le interviste ai due tecnici che mandiamo in onda. Thank you.
al di là di quello poco che hanno fatto loro, noi siamo stati fortissimi. Siamo stati, il primo tempo credo che abbiamo dominato, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Camarà che sfortunatamente ha sbagliato, ma oggi come atteggiamento, come mentalità eravamo difficilmente battibili da chiunque. Sì, una partita secondo me abbastanza equilibrata durante tutto l'arco della gara. È vero che probabilmente rispetto al Sorrento abbiamo mantenuto un po' di più il possesso palla, ma credo che sia dovuto anche a una scelta del Sorrento di mettersi nella propria metà campo. Però, ripeto, io ho visto una partita abbastanza equilibrata e gli episodi sono andati purtroppo per noi a favore del Sorrento, sono stati bravi loro a portarli dalla loro parte, potevamo farlo noi, siamo stati meno bravi a non farlo. E di solito, come sempre succede, nelle partite dove regna l'equilibrio sono gli episodi a fare la differenza. In studio parliamo dell'altro big match della giornata, Puteolana-Lavello, finisce 1-1, perde un'altra grottissima occasione la Puteolana per rialzarsi in classifica, però di fronte aveva il Lavello che è forse la squadra che gioca il più bel calcio del girone H di Serie D. Alla fine si deve accontentare dell'1-1, prego la regia anche in questo caso di mandare il servizio sulla gara. Ebbene, dopo aver parlato del girone H, parliamo del girone I, dove le gare che si sono giocate sono state, che ci interessano, sono state Gelbison-Cittanovese 2-1, FC Messina-Biancavilla 3-1, Paternò-ACR Messina vince la CR fuori casa per 2-1, mentre Santa Maria-Licata è stata rinviata. In classifica 59 punti per la CR Messina, 53 per la Gelbison, 52 per l'FC Messina, resta 33 il Santa Maria. E al girone G,
dove le gare che ci interessavano erano a Fragolese Nola, vince il Nola fuori casa per 1-0, Carbonia Nocerina vince in terra sarda la Nocerina per 2-1, sempre in terra sarda domina e vince il Gladiator per 2-0, Monterosi Formia 0-0, Savoia batte Giuliano 2-0, il Monterosi a 61 punti, il Vissartena 51, il Latina 47, Savoia e Nocerina sono appaiate a 45. Per la parte bassa della classifica, Torres 23, Nola è salito a 26, mentre a Fragolese ce n'è 21, Gladiator 22 e Giuliano 16. Ma la classifica vi comparirà in sovraimpressione, quindi potete vederla nei minimi dettagli. C'è da dire che in questo raggruppamento le gare importanti erano due: Savoia Giuliano è finita 2-0, Giuliano che non riesce a vincere nemmeno una gara, è ultimo in classifica, anche se ha ancora due gare da recuperare, mentre la Fragolese perde in casa contro il Nola. Nola che si alza la testa nella classifica. Abbiamo il servizio che vi mandiamo in onda.
Abbiamo parlato di Serie D, ora passiamo a parlare di eccellenza, nella fattispecie del girone D, girone che ci interessa da vicino, però non prima di aver dato delle notizie inerenti agli allenatori. Saltano altri due allenatori, quindi sono quattro gli allenatori che hanno perso il posto in panchina. Il San Giorgio a Cremano in panchina sostituisce Caratenuto con Borrelli, quindi esonerato mister Caratenuto dopo il secondo pareggio consecutivo, mentre il Pitone Biancolino, dopo le dimissioni di mister Iannuzzi, siede sulla panchina del Città di Avellino. Proprio per parlare di eccellenza girone D, diamo i risultati delle gare: Cervinare Città di Avellino 3-0, Palmese Marignanese 0-0, Mons Militum Lioni vince i Lioni fuori casa per 2-1. In classifica Marignanese e Palmese hanno 4 punti, Cervinare e Lioni 3, Mons Militum e Città di Avellino un solo punto. Il turno del prossimo weekend sarà Lioni Audax Cervinara, Mons Militum Palmese, Città di Avellino Marignanese. Ricordo che si giocherà anche il 28 in questo raggruppamento, quindi turno in questo nuovo format di eccellenza, turno infrasettimanale. Di Cervinara Città di Avellino abbiamo il servizio e le interviste del dopogara. Prego la regia di mandarle in onda.
Ma sì, abbiamo regalato un rigore a un uomo. Penso che al Cervinaro non possiamo fare questi regali, ecco. Quindi alla fine ho parlato con l'arbitro ha detto che l'espulsione ci stava perché era l'ultimo uomo in area di rigore, piccola, quindi va bene, ci sta. Però ripeto, non possiamo sicuramente fare questi regali al Cervinaro, visto che è un'armata, quindi voglio dire, si è visto anche nei cambi, uno usciva, l'altro entrava, quindi voglio dire, sicuramente non posso rimproverare niente ai ragazzi, anche perché abbiamo avuto una buona reazione subito dopo con Capodilupo, potevamo fare gol, non ha ciccato la palla davanti alla porta. Poi a me non, onestamente non è dispiaciuto, poi sul 2-0, 3-0, vabbè, quello ci sta. Giocare 80 minuti a 10 uomini penso che si sente poi alla fine, ecco. Mister, una sua impressione sul Cervinaro, al di là della gara di oggi, per il prosieguo come vede questa squadra? Ma il Cervinaro io penso che sarà una delle protagoniste per la vittoria finale, sicuramente ha dei giocatori in organico che di tutto rispetto, quindi penso che se la giocherà fino alla fine. E sua città di Avellino? Ma io già domenica scorsa non mi è dispiaciuta la gara. Oggi ho avuto delle conferme dove secondo me possiamo dire la nostra, ecco. Però è normale che dobbiamo essere più attenti su determinati episodi che ci condannano, tipo questo rigore di oggi. Sì, giustamente il direttore, il presidente della società hanno attrezzato una rosa di tutto rispetto. Oggi non sono d'accordo e penso neanche il mister con l'ottima prestazione. C'è stata la voglia al 101% di vincerla, tanto cuore, e dobbiamo iniziare a limare qualcosa se vogliamo far sì che il nostro traguardo si avveri. Senti Alessio, tu e Farricello state iniziando ad integrarvi alla per bene, c'è ancora tanto da lavorare, però oggi tu hai avuto 3 palle gol, 2 in rete, l'altra è andata di pochino a lato, quindi diciamo soddisfatto, 3 gol in 2 giornate. Sì, sono contento del mio partner e poi di tutta la squadra. Diciamo che mi servono al meglio, sia oggi sia domenica, ma anche col Casoria. Io e Farricella abbiamo beneficiato del lavoro della squadra. Poi, te l'ho detto, con Daniele ci stiamo trovando domenica dopo domenica sempre di più e sono contento di giocare con lui. Un'ultima domanda che riguarda proprio il mister. Mister Messina, conosciuto giovedì sera, indipendentemente dal conoscersi prima, però è un allenatore che in 36 ore cosa vi ha dato? Innanzitutto ci tenevo a dare il mio saluto e il mio ringraziamento al mister Di Nola. Comunque lui ha fatto di tutto per raddrizzare la nostra squadra. Poi sono scelte della società e queste noi le dobbiamo rispettare, facciamo i giocatori. Il mister si è presentato subito alla grande. Ieri abbiamo fatto doppia seduta per vedere un po' le direttive, pure sotto l'aspetto tattico, e poi penso che ci è entrato subito nella testa, perché questa squadra doveva dare una svolta nella testa, doveva diventare squadra. Io credo che abbiamo fatto un ottimo passo in avanti oggi e dobbiamo continuare così. Poi ci sarà anche l'ottima prestazione, oggi una buona partita, però noi dobbiamo migliorare se vogliamo aspirare alla Serie D. Riguarda Palmese Mariglianese, anche in questo caso la partita finisce 0-0, noi abbiamo la sintesi che ci è data dai colleghi di Sport.com, prego la regia di mandarla in onda.
E chiudiamo con Mons Militum Lione, dove siamo andati al campo, abbiamo visto la partita, nella fattispecie il nostro Michele Frascione e Alfonso Marrazzo, che hanno realizzato anche delle interviste nel dopogara, una gara scoppiettante, bella. Anche lì c'è stata l'espulsione di Napolitano che forse ha un pochino inficiato il tutto, c'è stato qualche errore di troppo, però è un Lione che fa paura, un Lione che sicuramente porta 2-3 punti importanti a casa, un Lione che anche come il Cervinara ha fatto dimenticare la brutta gara della prima dell'esordio, però ora è un Lione da temere, e domenica nel big match col Cervinara sicuramente si assisterà ad un incontro di cartello. Ma anche di questa gara abbiamo servizio e interviste che mandiamo in onda.
come al solito poi ci complichiamo la vita, un po' noi, un po' insomma alcune scelte arbitrali nelle prime due partite, insomma non è che ci hanno proprio, come dire, soddisfatto, però credo che non abbiamo rubato nulla. Abbiamo condotto bene sia nel primo tempo, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo avuto, ripeto, questo piccolo calo di tensione, magari dovuto anche all'espulsione, pensavamo per cui che era diventato tutto più semplice. Purtroppo noi quando pensiamo che le cose sono diventate semplici ce le complichiamo e le facciamo diventare difficili. Però onestamente adesso, al netto di tutte queste considerazioni, credo che la vittoria del Lioni sia meritata e quindi andiamo avanti. C'è grande rammarico perché comunque abbiamo raddrizzato una partita che addirittura eravamo in 10, abbiamo trovato questo calcio di rigore, ma a parte il gol dell'1-1, il primo tempo sinceramente non è stato bello da parte nostra, però sai, il secondo tempo ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo capito un po', diciamo, come metterci magari di meglio in campo con grinta, cuore, ci vogliono queste le partite perché comunque c'è ancora un po' di tempo per fare il rodaggio, però c'è grosso rammarico perdere una partita del genere che purtroppo, come abbiamo visto tutti, cioè sull'1-1 potevamo andare addirittura in vantaggio in 10, abbiamo avuto 2-3 palle gore, non una, e alla fine c'è stato questo gol loro, sfortuna nostra, che dire, c'è grosso rammarico. Dopo aver visto quello che riguarda il girone di eccellenza, andiamo a chiudere questo appuntamento con turnover Serie D eccellenza, dicendo che ci saranno ampi spazi per vedere le altre gare. Ci sarà la diretta di Lioni Cervinara sabato, perché si gioca sabato e non domenica, mentre delle altre gare è tutto ancora in fase decisionale. Per questa sera è tutto, da me Franco Vidaniello con la regia di Mario Melisi vi abbiamo cercato di dare il meglio. Arrivederci alla prossima, buonasera.